cambia siamo noi. Nel mondo d'oggi penso che ci siano sempre più persone che siano poco soddisfatte del proprio lavoro e non è pensabile che accadano ancora cose come quelle che accadevano a me, quella di lavorare 12 ore al giorno, di non avere tempo per fare appunto dell'attivismo, per fare del volontariato, anche banalmente tempo da dedicare a se stessi. E le logiche sono sempre più aggressive, perché? Perché chiaramente è quello che capitava anche a me, cioè il messaggio che ti viene dato è: guarda che se a te questa cosa non sta bene ce ne sono altri mille che aspettano, no, di fare lo stesso il tuo lavoro. Quindi, no, zitta e vai avanti. Oggi lo scontento aumenta perché parallelamente la tecnologia ci dà anche una mano, cioè ci fa capire che è insensato e non è sano passare 12 ore al giorno chiuse in un ufficio. E allora che lì scatta il cambiamento, ed è bello l'idea che ci sia una sorta di tantam. Ti fa capire che non siamo soli, non siamo pazzi. Si può fare, però, facendo in che modo? Creando quello che è un percorso ad hoc per ognuno. Ho iniziato il mio percorso di carriera con una laurea in scienze della comunicazione e ho fatto quasi 15 anni di carriera in aziende del settore televisivo, quello che, come dire, può essere visto come un punto di arrivo nella vita di una persona, avere un contratto a tempo indeterminato in un'azienda importante e fare carriera. E, però nonostante questo io non ero felice e sentivo sempre che mi mancava il senso di quello che facevo, ed ho cominciato questo lungo percorso di ricerca in cui sono partita un po' da quella che era la mia frustrazione. La mia frustrazione era: ma è vero che si può cambiare vita solo se si hanno dei soldi? E da lì ho iniziato a studiare proprio tutte le storie delle persone di cui leggevo. Facendo questa ricerca ho trovato un sito di questi ragazzi inglesi, il loro sito è Escape the City, si ponevano esattamente le mie stesse domande, stavano organizzando degli incontri a Londra in cui le persone venivano a raccontare il proprio cambiamento. Ho detto ok, allora lo faccio anche io. Inizio a organizzare questi incontri gratuiti, faccio un anno e mezzo di incontri che si chiamano Escape Monday, vengono organizzati di lunedì perché lunedì è il giorno più funesto per chi lavora, e ho cominciato ad ospitare persone normali, gente che aveva un mutuo, gente che pagava l'affitto, mamme single, bambini, persone che effettivamente erano riuscite a fare un cambiamento senza avere nessuno che gli desse, come dire, tanti soldini per farlo. E li ho portati anche in giro a Milano, a Torino, e da lì ho cominciato a vedere che le persone mi chiedevano consigli. Io analizzavo un po' la loro situazione, tutti quegli anni in azienda mi portava a capire loro quello che provavano, vedevo che le persone mi ascoltavano e si creavano delle possibilità di creare nuovi progetti. È stato lì che ho cominciato a dire: quanta gente c'è che ha bisogno di un supporto. Ho scoperto miracolosamente qualcosa a cui non avevo mai pensato, cioè che la mia vera vocazione era quella di supportare gli altri. Il mio lavoro si svolge in due modi. Uno sono i workshop di gruppo, in cui sostanzialmente ci si mette insieme e si inizia a ragionare su quelli che sono i passi da fare, si danno degli strumenti di base che non sono solo strumenti legati appunto a quelle che sono le competenze, la motivazione e quant'altro, ma anche strumenti molto pratici, perché una cosa fondamentale per esempio è il discorso del tempo, dell'organizzazione del tempo, l'organizzazione delle risorse, come faccio poi a vivere. E in questo poi rientra anche tutto il discorso chiaramente della decrescita. È necessario anche fare un lavoro di downshifting. Oppure io lavoro anche con consulenze individuali, quindi sostanzialmente una persona mi contatta, mi espone la sua necessità e in base a quello si crea un percorso personalizzato, anche quello non è standardizzabile. L'importante però è sempre che sia un percorso che si fa insieme, perché io non faccio altro che canalizzare quello che l'altra persona ha già dentro. Sta andando molto bene, devo dire che sono contenta, perché dopo qualche anno che faccio questo lavoro cominciano a vedere tutti questi progetti che nascono e che prendono vita, che piano piano, come dire, cominciano un po' a monetizzare, e quindi è una soddisfazione immensa ogni volta che vedo per esempio una persona che ha lavorato con me, che non so, che lancia un sito o inizia un progetto oppure fa il proprio primo workshop anche loro. Dall'altra poi che cosa sta succedendo? Sta succedendo che questo sta
portando anche alla creazione di una comunità di persone che si aiutano tra di loro. Io ho creato un gruppo di tutti i miei clienti che sostanzialmente, in un'ottica anche di economia circolare, si danno una mano l'un l'altro. Quindi io so fare questo e ti aiuto a fare questo, tu sai fare questo e mi aiuti a fare quest'altro. Quindi si creano delle economie di scala pazzesche, e il mio sogno è proprio quello di creare qualcosa poi insieme a tutti loro, no? E fare in modo che si riesca, come dire, ad aiutare sempre più persone. Per me Italia che cambia è la volontà di pensare in maniera diversa. Siamo un paese che per tanti versi è un po' tradizionalista e quindi abbiamo bisogno ogni tanto di avere degli scossoni, e quindi Italia che cambia è fatta di tutti noi che, come dire, stiamo cercando, e speriamo che saremo sempre di più, di dare un senso diverso al nostro paese. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla.